storia di vita, d'amore, vita passata, presente e futura. Quindi adesso ovviamente sapete cosa c'è. Se fossimo in televisione ci sarebbe la pubblicità. Ma visto che la pubblicità già sta. Ci può essere la pubblicità? Perfetto, adesso c'è l'esibizione della conferenza. Quindi? Ok? Sì, che okay. Quindi la presentiamo. Sì, noi adesso può... prepariamo. Preparate, anzi, io essendo intanto che voi preparate, è doveroso andare a cercare il mio foglietto importante per il commercials, no? Si vive di anche di questo, quindi devo ricordare e ringraziare gli sponsor che hanno fatto sì che questa serata, comunque insieme anche alla collaborazione di tutti i ragazzi di Gaia Greco, di Oscar, di Mattia. Aspetta, ma perché hai rivolto che non è Mattia? No, ancora non è venuto, scusa. Se ne andava in sordina, cioè, grande finale. Quindi ringraziamo ovviamente il nell'auso di Francesco Albanito. Come se non male, questo vediamo mai, capito? Va bene, ok. E porta le polpette di riso, porta sempre le polpette di riso al mare, borse e accessori di Capricci di Donna di Angela Bellucci, acconciature di Eleonora Lecce e i fiori di Il Pensiero di Walter Petta. Quindi adesso possiamo comunque annunciare il prossimo balletto, quindi è stato bello e suggestivo quello che abbiamo visto prima, ci ha emozionati, quindi chiamiamo Maria Francesca Dannis e Daniele Petrazzi. Eccoli qua, però un applauso, stavolta sarà una, secondo me un ballo più sportivo, non so, io non ne intendo molto di... Andiamo con la base. Bravissimi Gold Dance, davvero spettacolari. Oh, chiedi, lo rifacciamo? Cosa ne dite? Lo rifacciamo nuovamente? Vi è piaciuto questo ballo? Lo volevo rifare?
E allora, se lo devo rifare, fate un grandissimo applauso. E lo rifacciamo. E lo rise. No, non lo facciamo. No, non ce la fate. No, non ce la fate. Allora, pigliare il tempo. Grazie. Allora ringraziamo Maria Francesca Dagnis e Daniele Petrassi, Gold Dance di San Marco Argentano, e adesso facciamo la parata finale. Intanto Matteo, io chiamo Matteo. Matteo, puoi uscire? Voglio Matteo io. Non eravamo d'accordo. Non seguono. Oscar, vedi una musica un po' più. Ecco qui Matteo, facciamo un applauso e il cavaliere di turno Matteo. Passeggiando sulle nuvole, così ti chiamano questo. Ecco Matteo, allora noi ci mettiamo qua. E chiameremo, aspetta, ma io spero di. No, no, no. C'è un foglio indietro. Per le spose. Sì, no, no. Che problema c'è? Va bene, allora, chiamiamo Daniele Greco. Tu che sei bello, ma mettiti avanti, mettiti avanti. Ecco. Ecco, Francesco, tu mettiti dietro, mettiti. No, no. Dietro jamai. Daniele Greco. Allora, sì, perché. Senti, cosa è successo? Io ho perso il foglio iniziale. Vieni qua, te lo trovo io, vieni. Quello delle spose, mi serve il foglio iniziale. Il foglio delle spose, il foglio delle spose. Allora. Ecco, e qua sarà. Il foglio delle. Ma perché come l'hai fatto a perdere? Non l'ho messo via. Ah, vediamoci ecco, queste. Allora dai, facciamoci le spose. Uscite. Se no io le chiamo. Non possono uscire, ancora non sono pronto. Sono pronto. No, perché adesso è la fase che. Stanno facendo le foto. Le spose. Ecco, ma sono le buste. Per il foglietto sono preoccupato. No, no, non l'ho trovato il primo, dove ci sono un paio di nomi da spazio. Ma è dentro, hai girato. No. Hai spaginato. Eccola qui, la Gaia Greco, infatti, mi mancava lei. Eccole là, eccole là. Tu c'hai il foglietto delle spose? Iniziale, quello iniziale, mi serve. No, questa non è la spose. E ti, Matteo, davvero canadiere, regala. Vabbè, tanto la te le ricordi a me. Io li chiamo da qui Emanuele Amato. Allora, allora. Martina Cappellano, anzi, ricordiamo anche Emanuele Amato. Sfila, ha sfilato con l'abito da sposa di Anna Sara D'Attilo. Martina Cappellano, ecco la rosa per lei. L'abito da sposa invece di Mara Baldino. Un bellissimo omaggio floreale. Lucia Raimondi con l'abito da sposa della mamma Vera Cicinale. Chiara Gaccino con l'abito da sposa di Pasqualina Bellusci. Irene Bellasio, l'abito è di Evelina Raimondi. Giulia Soria, l'abito è di Maria Teresa Presta. Loredana Soria con l'abito di Silvana Mazzei. Loredana è accompagnata da Nino Mattia. Mattia. No, però mi inquietante. Valentina Raimondi, questa volta non posso venire a prenderti Valentina. Attenzione, penso. Voce materiale. Allora siamo a posto. Con l'abito la sposa di Maria Posteraro, la rosa. Complimenti. Lucia Posteraro, con l'abito la sposa di Elga Fidice. Grazie a Posteraro, che invece ha indossato l'abito da sposa di Sabrina Raimondi. Mi fa un po', devo dire, senso, nel senso buono però, avere le spose dietro le spalle. Chissà che porti bene. Tu che sei stato attento, dove eravamo rimasti?
Sei sicuro? Allora, Rosalinda Musacchio, bravissimo, sei stato molto attento. Con l'abito da sposa di Maria Teresa Caparelli, Luisa Petrassi, e l'abito di Angela Pulicano, Marta Sarro, con l'abito di Guarnieri Bombina, Mari Capetta, l'abito di Rosanna Pagliaro. Abbiamo adesso invece Alessia Petta, che sfila, o ha sfilato e continua a sfilare, con l'abito da sposa di Pamela Ciliberti. Carolina Mariani, l'abito è della mamma, Torina Casella. Emilia Raimondi, l'abito è di Eleonora Lecce e anche la conciatura. Marzia Vita, con l'abito è la sposa di Maria Teresa Dattilo. Maria Rosaria Marchetta, con l'abito di Amalia Damis. Vittorio, mi serve un altro cerchio di San Gennaro, grazie. Carmen Aloise, con l'abito da sposa di Anna Maria Scarpelli. Paola Curano, l'abito è di Caterina Carnovale. Questo si può dire che è il cerchio della vita. Maria Francesca Roberto, che ha sfilato con l'abito di Stefania Raimondi. Melania Chiappetta, l'abito di Pina Pellegrino. Irma Buffano, scusate con una F, ho esagerato, con l'abito di Adriana Licursi. L'abbiamo chiamato per primo. Ah sì, perché c'è due volte, è vero. E allora, bellissime queste spose, meritano un grandissimo applauso. Io sono qua in mezzo, veramente. Ragazzi, ma toglie il fiato. E allora adesso siamo nel finale, spero che questa serata vi sia piaciuta. A me è piaciuta tantissimo, a parte le pause, però le pause ogni tanto ci vogliono. Tu ne sai qualcosa, Nino, eh? Sì, ne sai qualcosa, Però io ti volevo intervistare, essendo tu stato un personaggio televisivo, insomma, me l'ho spiegato un attimino come ti sei sentito. No, è stata una bella esperienza. Sei sicuro? Sì. Ti sei divertito? Molto. Benissimo. Diciamo che stare vicino a un personaggio del genere, insomma, mette un po' di timore. Sì, mo. Sei stato imbambolato, hai fatto una figura, non hai detto manco una parola. Dai, Nino, stavo parlando dell'incontro con Paolo Bonolis, l'avete visto tutto, ormai lo conoscete, no? Basta così? Ok, allora, facciamo i ringraziamenti. Ah, guarda, sei proprio tu all'inizio, sei proprio tu, perché è uno di quelli che ha lavorato tantissimo, nonostante le botte che prenderà dopo dietro, perché non ha fatto una cosa come prima, però ha lavorato tantissimo per la riuscita di questa serata. Poi ringraziamo Gaia Greco, anche lei diciamo è proprio il perno centrale, con lei che ha reso possibile, insieme ovviamente agli altri, a Oscar Stancati per la realizzazione e l'organizzazione di questa serata, Roberto Amato ancora una volta, perché come ogni anno corre in aiuto nei preparativi e nel catturare la serata con i suoi scatti, quindi è insomma un tutto fare. Roberto Verta, pure lui dobbiamo ringraziare,
anche lui dobbiamo ringraziare, va bene, con il service i quattro strugli, e sempre gratis, sempre presente, il ringraziamento è gratis, ma lui lo sa. Sì, va bene. Poi ringraziamo Anna Carnevale, dov'è? È stata veramente, ha lavorato tantissimo dietro le quinte, non l'avete vista, ma ha lavorato tanto, e tutte le ragazze che come ogni anno ci hanno dato una mano dietro il backstage, e credetemi è l'inferno là dietro. Un ringraziamento particolare alle signore che prestano con orgoglio i loro abiti da sposa, che hanno prestato con orgoglio i loro abiti da sposa. Un ringraziamento a un Grassano che ha partecipato questa sera veramente in maniera massiccia. E...